primo Animal Aid Live. Eccomi qui con un grandissimo attore e un grandissimo amante degli animali, Massimo Wertmüller. Ciao Massimo. Salve, buongiorno. Ecco, io ti vedo sempre presente per i nostri amici Quattro Zampe. Sì, è un tema che a un certo punto, io sono cresciuto coi cani quando ero piccolo con i miei genitori, poi improvvisamente è stato un lungo stop. Adesso ho due creature vicino a me. Come si chiamano? Rocco e Pupetta, due creature che abbiamo preso dal canile di Latina, rigorosamente. Perciò consigliamo alle persone comunque di andare in questi... A salvare le vite, a prendere le vite dai canili, perché prima di tutto poi sono puri meticci, per cui la loro... sono la loro natura, la loro razza è più completa di qualunque altra razza, e poi vi saranno grati per tutta la vita e poi vi regaleranno gioia per tutta la vita senza nulla in cambio, eh? Senza nulla in cambio, è una delle cose che mi fanno commuovere di più per gli animali. Dicevo che dopo un lungo stop è riscoppiato quest'amore che forse era solo sopito, come, che te devo dire, come certe piante lì sotto, è rifiorita tutta verde, piena di colori, questo amore per gli animali, perché sono creature che non hanno forza e voce per proteggersi da soli, per cui chiedono che, e invece spesso al contrario gli vengono inflitte delle violenze inutili. Inutili. A partire da quelle, lo voglio dire, da quelle che servono per la nostra alimentazione. Che la gente non va nei mattatoi, non ce va evidentemente, perché se non ti spieghi com'è possibile non solo tanto menefreghismo, ma tanta poca capacità di empatia. Quelli sono senzienti veramente, soffrono veramente, per cui mi ritrovai in uno dei tre nella vita mia mattatoi che ho visto, poi basta perché si soffre troppo, in cui c'erano degli agnellini che sono cuccioli, piccoli, privati subito della loro vita, appesi a un chiodo vivi a aspettare la morte, con le madri pecore sotto che piangevano i loro piccoli. E dopo sarebbe stata la Pasqua, la Santa Pasqua, che poi devo ancora leggere, non è vero per niente che Cristo ha detto mangiatevi gli agnelli, non è vero assolutamente. Sapevo anche dirti i punti della Bibbia in cui ciò era detto e non era affatto detto invece di doversi mangiare gli agnelli, ma insomma, per dire. Questa cosa dell'alimentazione, per esempio, oppure degli esperimenti sugli animali, che sappiamo oggi non essere l'unica via per trovare rimedi, medicine, anzi pure pericoloso perché sono sistemi biologici lontani dal nostro, ti fa pensare che c'è bisogno di preoccuparsi di questo tema. Aggiungo subito pure, perché c'è subito chi te rompe le scatole pure in questo, che non è che se ti occupi di animale non sei più in grado di occuparti di bambini, di anziani, di fame nel mondo, certo, di empatia laddove serva, di lotte contro le corruzioni o contro i ladrocini, perché o ti occupi di animali e allora poi trascuri o manchi di rispetto ad altre categorie deboli. Egualmente. Quindi, che vuol dire? Il tema animale è importante perché è un tema inseribile in quello dell'ambiente. Per cui il tema animale vuol dire noi, in qualche maniera. Ecco, perciò mandiamo un messaggio a tutti quanti. Il messaggio a tutti quanti è quello di essere in generale più capaci di empatia. Questo mondo è pieno di insofferenza, di intolleranza, di cattiveria, di disattenzione. Avrebbe tanto bisogno di una maggiore capacità di empatia, di compassione. Questo porterebbe a occuparsi automaticamente del problema dell'altro, come se fosse il problema nostro. Ma l'altro non è sempre e solo un essere umano, può anche essere una creatura pelosa con quattro zampe. Una viga a quattro zampe. Grazie per tutto. Grazie a voi. E salutiamo tutti gli amici che si hanno da fare come a te. Grazie, saluti a voi. Grazie, ciao, ciao a tutti.